Dopo lunghi mesi di attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'arbitrato per gli obbligazionisti azzerati della vecchia Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. Potranno accedervi tutti i bondisti che hanno sottoscritto direttamente gli strumenti finanziari bruciati con il decreto salva banche e che non hanno avuto accesso ai rimborsi forfettari. Il decreto prevede che il fondo interbancario apra in 30 giorni la facoltà al pubblico di accedere ai ricorsi tramite gli arbitrati che si svolgeranno presso i collegi in seno all'anno. Ci saranno poi 4 mesi per fare domanda di arbitrato. Ovviamente bisogna capire bene cosa vuol dire quel tipo di procedura, il ruolo che avrà in una prima fase il fondo interbancario, il ruolo che avrà in una seconda fase il collegio arbitrale e come in tutto questo coacervo di norme si possono muovere i risparmiatori e le associazioni o i professionisti che seguiranno i risparmiatori in questo processo che non sarà una passeggiata. Circa 180 i bondisti aretini che si sono affidati a Federconsumatori per la procedura arbitrale. Bisognerà dimostrare che la banca non ha seguito le norme che regolano i rapporti tra banca e utenti, sostanzialmente il testo unico bancario e il testo unico sulla finanza, perché se ci fossero state violazioni a queste norme, ovviamente il risparmiatore ha diritto a questo punto a vedersi annullato il contratto o comunque una qualche forma di mediazione che in qualche modo lo rende soddisfatto del contenzioso. È una causa discussa di fronte a un giudice arbitro e non di fronte al tribunale, ma per ognuno bisognerà entrare nel merito di quello che è stato il suo rapporto con la banca. Se la banca si è comportata correttamente, qui entreranno in ballo tutte le questioni delle MIFID. Intanto il prossimo 22 giugno è in programma l'udienza preliminare per il filone di inchiesta sulla bancarotta riguardante il crack della vecchia Banca Etruria. Imputati 21 ex amministratori dell'Istituto di Credito Aretino. Noi ci costituiremo come associazione perché noi, come il nostro statuto, è quello di difendere i consumatori, i cittadini, contro ogni uso distorto della funzione anche pubblica o semipubblica che certi soggetti hanno. Contemporaneamente chiediamo che si costituiscano parte civile tutti coloro che lo vorranno fare e che sono azionisti e obbligazionisti di questa banca.